Marina Scandone in acqua per la quinta giornata del campionato più bello del mondo. A nervi, ma spero davvero, mai come questa volta, di poter almeno impegnare gli avversari. Buonasera Francesco. Buonasera. Tra l'altro coincidente, ed è una secondo me scelta non giusta, scelta quella del club di far aspettare una clausola che prevedeva una penale di Porzio nel momento in cui avesse lanciato il posilipo, che mette subito il suo recco davanti agli avversari. Figlioli, tra le rivelazioni del nostro campionato europeo, è un movimento, un'entrata che ha liberato, subire la conclusione, mentre tanto Zlokovic ha conquistato l'espulsione e sul va suo diretto a avversario. Trovare Negri che si esalta, altrimenti potrebbe incorrere in sanzione disciplinare. La conclusione che Tempesti, decisiva sulla conclusione di colui che fa il secondo di contro il recco. Il copione è un po' diverso perché il tiro dalla distanza è caratteristica di molti atleti. Intanto va campagna, ma rivediamo come non si sia riuscito del tutto avanti, anche perché Tempesti, ripetiamo, è il deve tirare da lontano, non Aleksandar Ivovic, che in pratica non riesce a tirare. Dario Barone, tanto sentiamo il colloquio tra Porzio e Bianchi. Vale, apriamo il microfono di Porzio, per favore. Numero 7 con il piede. Negri, questo avvio di stagione per lui. Sì, molto concentrato, molto determinato. Importante per i rossoverdi provare a sbloccarsi. Manovra e trova il gol. Timo californiano, primo anno per lui. Si è meritato contro Figari. E questa invece è la conclusione. Bello internazionale. Campagna ha spesso cercato di rilanciarlo, ma non è mai stato all'altezza delle sue stagioni. Lateralmente verso Ivovic, che tira uno. Sì, alimenta l'azione Ivovic, ha spazio per un cost to cost che mette la palla sulla sinistra. Universitari più completi, ritrova il massimo vantaggio per i suoi 3-1. E questa è un'ingenuità del posillipo, soprattutto del palla per Perez, la circola al centro dove c'è il numero a bersaglio da parte di Baraldi. Lo ha compiuto, vero, tutte le sue grandi potenzialità. Anche perché aveva un mostro sacro come Ivovic di rientrare, come la conclusione dal centroboa, dal gol di Baraldi. Adesso ancora in superiorità numerica la formazione e alla rete di Perez. È stata sconfitta in casa dal Savona per 12-8. Intanto il pareggio del posillipo con Amauris Perez con l'uomo in più. Con l'uomo in più abbiamo visto il braccio di Figlioli, il braccio opposto è lì su Valentino Gallo, che cercava giustamente l'angolo lontano rispetto a quello del tiro. È proprio questo che ha già dalla parte opposta a Figari, che è stato espulso Hatten. Figari va all'1 contro 0. Negri con l'uomo in più gioca per il più 1, che Negri va a neutralizzare. I parziali che fra 5 secondi ci porteranno all'ultima pausa, con il vantaggio segnato al centro da Zlokovic. Si arrabbia, e non poco, Carlo Siripo. Si arrabbia perché soprattutto con le posizioni esterne mancano 6 secondi, non puoi lasciar vedere al giocatore con la palla in mano che è Felugo. Oltretutto tutto questo spazio è un passaggio perfetto su cui avrebbe dovuto far fallo da espulsione Valentino Gallo, non avrebbe dovuto lasciare la conclusione a... peserà, perché Guidaldi comunque è un uomo d'ordine cosiddetto. Zlokovic, mamma mia che cosa ha fatto su Buonocore, tornato in Italia dallo Jadran di Herceg-Novi, dove si era trasferito. Larga 2 metri, che ci sta lo spazio, se siamo uno addosso all'altro non arriva la... Dagli arbitri, Recco ha imposto una lezione difensiva in questa fase ai posillipini. E c'è il gol che chiude i conti. Valentino Gallo che fa un cost to cost a ridosso di Tempesti. Gallo ancora non ha fatto gol in questa sfida, lo realizza adesso rendendo meno ampia la forbice e soprattutto mettendo a segno il suo primo gol della serata. 0-2, 2-1, 1-1 nella vasca finché ha potuto poi il